collegamento telefonico Walter Nucito, buongiorno. Buongiorno Martino. Allora Walter, ce l'abbiamo fatta, c'è un nuovo governo, c'è stato il giuramento, c'è stata la fiducia, almeno per quanto riguarda alla Camera dei Deputati, ora bisogna aspettare l'altra. Com'è la situazione secondo te e verso quale strada dobbiamo guardare? Guarda, fai una domanda che è facile ma è al contempo difficile. Oggi al Senato della Repubblica i numeri ci saranno, la fiducia a questo governo Conte 2 passerà. Il punto vero è le reazioni, i fatti e le aspettative che su questo governo si stanno incardinando e si stanno anche avviluppando. Molte sono positive di queste reazioni, molte sono negative. Esatto. Avrei bisogno di un po' di tempo, ma ti devo dire che il discorso che ieri ha fatto alle Camere ha due caratteristiche. Primo, è lungo, articolato e denso. Non si era mai sentito un discorso di un'ora e mezza. Il linguaggio usato dal professor Conte, presidente del governo, è un linguaggio alto, che volutamente alza il tono e alza il livello, richiama molto il linguaggio accademico, la Prima Repubblica, i retori come Moro, come Giuliano Amato. Conte è consapevole di questa situazione e lui si presenta non come politico, lui si presenta come rappresentante della nazione. Qui c'è la continuità con il governo Conte numero uno. E poi al di là della lunghezza, al di là del linguaggio, dobbiamo dire che il testo delle dichiarazioni ieri lette e anche ben esposte alla Camera da Conte è pieno di contenuti. Ecco, alcuni dicono che sono contenuti troppo estesi anche e poco approfonditi. Vedi, io voglio proprio allacciarmi a quello che dici. Alla fine sono convinto che bisogna ritornare all'ascolto e non bisogna assolutamente accontentarsi della sintesi, neanche bisogna essere ampollosi, però non bisogna neanche accontentarsi della sintesi. Forse oggi siamo troppo abituati alla politica degli slogan che poco approfondisce. Conte sta stigmatizzando questo atteggiamento. Sì, sono molto d'accordo con te, con Conte si segna il passo su questi aspetti, espressamente la frase clou è stato che il governo userà, tra virgolette, un linguaggio mite, ma io direi anche un linguaggio tecnico, un linguaggio di chi fa la politica e le istituzioni in senso tecnico, salvo che i social network esistono, lo sa anche Conte. E Conte ieri ha detto: invito tutti, soprattutto grillini e maggioranza che mi sostiene, a fare un uso moderato e razionale dei social network. Credo che qui ha staccato molto sulla fase precedente e quindi ha dato una lezione, se vuoi di vita ma anche di politica, al mondo dei grillini, il quale mondo sta maturando, è inutile nasconderlo, non sono gli stessi grillini del 2013, non sono i grillini del marzo 2018. E non sono neanche quelli del Vaffadei, dobbiamo dire. No, non sono anche quelli, i toni saranno cambiati, credo che là c'è anche un problema di leadership, Di Maio perde quota sulla leadership di partito. Avremo altri leader, altri uomini, altre priorità e credo che questo sia un governo, se mi consenti di fare una valutazione più di merito, prego, molto a sinistra. Ha ragione Forza Italia quando dice che il governo più a sinistra degli ultimi 15 anni. Indubbiamente, però non è neanche comunista come invece Berlusconi pensa. Ma sai, poi un discorso lungo un'ora e mezza contiene tanti spunti, ci sono spunti storici del PD, ci sono spunti anche storici dei 5 Stelle, anche la componente green. Sì. Francamente mi sono sembrati dei passaggi di livello europeo, come si fa nelle cancellerie e nei governi francesi e tedeschi. Il vero problema però non sono le dichiarazioni, ma i ministri, è il potere che i ministri hanno di applicare
il programma di governo e la funzione di Conte, che voglio ripeterlo, l'ho già detto negli anni passati, l'anno scorso, è la funzione ex articolo 95 della Costituzione, lui cioè il garante e il detentore dell'unità di indirizzo politico del governo e della politica amministrativa del governo. Cioè lui non deve fare l'avvocato o deve fare il leader assoluto, lui deve coordinare ministri che sanno lavorare da soli, e i ministri sono 21, li abbiamo già valutati, probabilmente l'amalgama lo devono creare sulla base di un'amalgama di obiettivi e di programma che ieri si è palesato. Non è un'amalgama completo, ma ha priorità comuni. La principale è il rapporto con l'Unione Europea. Questo è emerso bene sia ieri sia nei 29 punti. Ecco, secondo te invece un punto debole? Un punto debole è che ci sono un paio di ministri che non hanno lavorato bene e che potevano essere, diciamo, migliorati. E anche Di Maio è una figura molto bersagliata, forse non adeguata a quel ruolo, e quindi subirà probabilmente critiche, come già sta subendo. E l'altra pecca si chiama giustizia. Non abbiamo ben capito sulla giustizia quale sarà la linea del governo, se rigorista, se giustizialista, e sinceramente il PD, con i suoi uomini migliori, che non sono gli uomini del passato, cioè non Luca Lotti, non altri, deve avere una priorità sulla giustizia, sul processo, sulla politica criminale. Certo. Perché qui in Italia abbiamo una lotta alla mafia che deve tornare a essere prioritaria, non alla maniera di Salvini, ma alla maniera, io direi, di Francesco Forgione e Romano Prodi. È mite forse la lotta alla mafia, Io non so la lotta alla mafia come evolverà, ma ci sono problemi seri per la giustizia in Italia, sia la giustizia civile, anche la giustizia penale, non dimentichiamoci la giustizia amministrativa, il procedimento, gli appalti. La pubblica amministrazione probabilmente, dobbiamo dirlo, meritava un ministro più preparato. La pubblica amministrazione diversa è la innovazione tecnologica, dove il ministro pare che abbia delle carte in tavola utili per fare dell'Italia un paese smart. Mi piace sottolineare che una delle parole chiave di Conte ieri è stata identica alla parola chiave del 2018. Non è vero che ha cambiato molto Conte, ha cambiato un pezzo e ha messo nei contenuti la Smart Nation, cioè politiche per l'amministrazione intelligente che non spreca, che attua l'economia circolare, che riduce lo spreco e anche, diciamo, la entropia economica del sistema. Ecco. Ripeto, New Green Deal dovrebbe essere una delle tracce fondanti di questo governo, e il PD deve far valere le sue posizioni su questo. Finora però il PD non ha dato grandi prove su ciò. Ha un ministero dell'agricoltura, altre posizioni, da queste posizioni deve collaborare con i 5 Stelle su un programma nuovo, innovativo. Conte ha detto che si impegna su questo tipo di programma riformista, ma io direi part innovativo. Poi le proposizioni verbali vanno sempre seguite da azioni concrete, e non lo sapremo fino a che non le vedremo e le toccheremo, queste azioni concrete dei 21 ministri.